controllo, tentato da Murgia, prova dal fondo lo stesso Murgia, su di lui arriva Rossi, la chiusura, Murgia, la conclusione, respinge con un ottimo intervento Brunelli, pallone arriva sul mancino di Gori e tenta la conclusione, non trattiene Rizzo, poi in due tempi il portiere di casa riesce a neutralizzare per mettersi alle spalle le zone calde della classifica, il colpo di testa respinto, Santucci, la conclusione sopra la traversa. Fondo ancora di Baroncelli che lancia verso Dingozzi, l'allungo di Dingozzi, solo davanti al portiere Dingozzi con il destro, la mette dentro Dingozzi, porta in vantaggio il Prato 2000, lo splendido suggerimento di Baroncelli per Dingozzi che è solo davanti al portiere. Si è stato bravo a superare in velocità i diretti avversari e poi freddissimo a calciare il pallone nell'angolo basso alla sinistra di Rizzo. Allontana anche Gori, Algerino con il petto, lancio dove non c'è nessun compagno, Algerino si è autolanciato e con la sua rapidità è arrivato per primo sul pallone e la palla esce di pochissimo. Baroncelli, due avversari su di lui, Baroncelli tenta la battuta verso la porta, Rizzo respinge verso la fine del recupero. Arrivano adesso due fischi di Zadri ma di Pistoia, squadre negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 1-0 per il Prato 2000 della Lanciotto. Arriva adesso il fischio del signor Zadri, ma andiamo a leggere le formazioni da parte di Fattori. Baroncelli si lascia alle spalle Kelly, punta frontalmente la difesa della Lanciotto, Dingozzi va sul destro, Dingozzi, la conclusione e beffa Rizzo per la rete del 2-0. Baroncelli per Dingozzi, come nella prima rete il vantaggio del Prato 2000. Arriva anche il raddoppio all'ottavo minuto per il 2-0 della formazione di Sette Soldi. Corner di Murgia, il pallone all'interno dell'area, la palla rimane lì, colpo di testa, va sulla traversa, il pallone danza su, proprio sulla linea di porta, poi viene allontanato. Murgia per Biagioni, si ordina per il cross, il cross è interessante, arriva il colpo di testa tentato da Pisapia, chiama lo schema Gori, pallone verso il secondo palo dove c'è Fattori a fare da torre per Lunardi, Lunardi con il destro manda di poco sul fondo, sono portati tutti in avanti i giocatori della Lanciotto, la punizione arriva all'interno dell'area, Ascolesi la mette dentro ma c'è l'offside, il gioco era già fermo, aveva alzato la bandierina, è arrivato il fischio da parte del direttore di gara Zadri, ma materiale per la moviola del gioco è fatto, messa affidata a Campolo, Bibai attaccato da De Pascalis, il pallone viene messo in fallo laterale, ma arrivano anche tre fischi di Zadri ma che manda le squadre negli spogliatoi, questo epilogo piuttosto nervoso, si chiude una gara vinta meritatamente dal Prato 2000.